Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo morbidissimo e caldissimo scaldacollo che io ho deciso di chiamare scaldacollo 5. Come lo scaldacollo XL che abbiamo fatto qualche settimana fa, anche questo è abbastanza largo e alto da poter essere indossato come cappuccio, quindi perfetto soprattutto per le giornate molto ventose che almeno nella mia città sono abbastanza frequenti. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato il morbidissimo filato della DMC Linea Merino Essential Ombre, che è lo stesso che ho utilizzato per il pull che è uscito qualche giorno fa. Questa volta però come colore ho utilizzato il 1101, che ha queste sfumature del prugna amaranto, se vogliamo dire, e nero. Però come sapete ce ne sono anche diversi colori, ve ne faccio vedere anche altri due. C'è questo rosa con il grigio o il grigio con il blu. Comunque, come sempre, io vi lascio il link in descrizione al mio sito dove acquistare il mio filato anche negli altri colori. Per poter realizzare questo scaldacollo, io ho utilizzato una sola di queste cake che è da 150 grammi. E ho lavorato con l'uncinetto del numero 6. Ora, il mio scaldacollo è venuto largo circa 158 cm e largo ci e alto circa 38 cm. Mi raccomando, se voi lo volete più a cappuccio che vi scenda anche meglio, magari fatelo un po' più stretto, quindi arrivate a un 155 cm e lo fate un po' più alto per arrivare circa a 41-42 cm. Io ho deciso di non farlo così alto perché comunque questo lo devo regalare e so che la persona a cui lo regalerò lo utilizzerà soprattutto come scaldacollo, però ho deciso comunque di farglielo a cappello per vedere se ogni tanto mi dà scorto e lo indosserà anche in questa maniera. Comunque, dicevo, il punto è facilissimo, sono due giri che vanno sempre ripetuti e sono gli stessi che abbiamo fatto appunto per il pull che è appena uscito. Ho deciso di riproporre quel punto perché è un punto, come potete vedere, molto coprente, quindi è perfetto appunto per questi scaldacolli che più compatti e più coprenti sono, meglio è. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così, come sempre, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro scaldacollo, io ho deciso di utilizzare il filato della DMC Linea Merino Essential Ombre. Il colore che userò io è il 1101, questo fantastico colore con il bordeaux e il nero, però vedete qui abbiamo anche altri colori. Vi farò vedere soltanto un piccolo campione, quindi poi chiuderò in tondo e vi farò vedere la lavorazione, in quanto il colore che ho usato io è troppo scuro, quindi non avreste potuto vedere bene. Per quanto riguarda la lavorazione, allora io lavorerò con l'uncinetto numero 6, scusate, nel frattempo chiudo in tondo. Dicevo, sto lavorando con l'uncinetto del numero 6 e ho montato 80 catenelle. 80 catenelle mi danno la possibilità di avere una circonferenza di 158 centimetri. Lo scaldacollo lo voglio bello largo perché voglio farlo alto talmente tanto da poterlo indossare anche come cappello, quindi tirarlo su dietro come abbiamo fatto per lo scaldacollo XL, solo che utilizzeremo un punto diverso. Poi naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e quanto l'ho fatto alto. Detto ciò, quindi vi faccio vedere i giri. Per quanto riguarda la lavorazione, non c'è un multiplo, potete quindi mettere 83, diminuirlo se lo volete fare più stretto, quindi metterne 78, quindi non c'è un multiplo, potete aumentare e diminuire di quante catenelle volete, quindi a seconda di quanto volete largo lo scaldacollo. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro. Sposto un po' qui così potete vedere meglio. Io qui vi faccio vedere un campione. I giri da fare sono 2 e andiamo a fare il primo e andiamo a fare 3 catenelle, il che è la mia prima mezza maglia alta in rilievo. Vado a fare, il punto è lo stesso della maglia che abbiamo fatto, che è uscito il tutorial qualche giorno fa, quindi entro nell'ultima catenella, però entrando qui vedete dove ho solo un filo, entro nella catenella di base, prendo il filo ed esco. Riprendo il filo, esco da 2 fili sull'uncinetto, riprendo il filo ed esco dagli ultimi 2 fili sull'uncinetto e ricomincio da capo, quindi vado in basso e entro solo in questo filo. Quindi vedete, mi avvicino ancora, vado solo in questo filo, vado nella catenella successiva, prendo il filo ed esco, prendo il filo, esco dai 2 primi fili sull'uncinetto. Prendo il filo, esco dagli ultimi 2 e si ricomincia. Quindi vado in basso, vado nel filo più esterno,
entro nella catenella successiva di base, prendo il filo ed esco, prendo il filo su due fili ed esco, prendo il filo ed esco dagli ultimi due fili e si ricomincia. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi entro nel filo più esterno della maglia che ho appena realizzato, entro nella catenella di base, prendo il filo ed esco, prendo il filo ed esco da due fili sull'uncinetto, prendo il filo ed esco dagli ultimi due fili dell'uncinetto e vado a fare questo per tutto il giro. Mi raccomando, se tendete a lavorare stretto, passate a lavorare con l'uncinetto del 6 e mezzo, perché più la lavorazione viene morbida, più riuscite a fare il giochetto di entrare nel filo sotto, altrimenti ogni volta poi fate fatica. Bene, io continuo così per tutto il primo giro, vi farò vedere poi come terminare la lavorazione e iniziare il secondo giro. Sto terminando il giro, vado nella catenella, terza catenella che avevo fatto all'inizio e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro andiamo a fare un giro di maglie alte, quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni mezza maglia alta in finto rilievo del giro precedente, quindi entro dentro e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, entro dentro, mi raccomando, entrate bene dentro, non entrate nei filetti qua perché poi vi si sposta la lavorazione, quindi entrate bene dentro e andiamo a fare una maglia alta. Ancora, prendo il filo, non entro nei due filetti qui, ma entro proprio qui, prendendo 3 filetti e vado a fare la mia maglia alta. Questo permetterà alla lavorazione di andare dritta, altrimenti quando andrete a chiudere il giro vedrete che la lavorazione, che la chiusura del giro andrà a fare la sua passeggiatina in obliquo, mentre in questa maniera lo teniamo dritto. Benissimo, io adesso finisco il giro, vi faccio poi rivedere come fare il primo giro. Quindi sto terminando anche il secondo giro, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Dobbiamo rifare il primo giro, quindi andiamo a fare sempre 3 catenelle. Entriamo nella prima catenella che abbiamo fatto, o nell'ultima se volete scendere, prendiamo il filo, entriamo nella maglia alta, prendiamo il filo, usciamo e poi di nuovo prendiamo il filo, usciamo dai due fili sull'uncinetto, prendiamo il filo, usciamo dagli ultimi due del fili dell'uncinetto e si ricomincia. Quindi entro nell'ultimo nel filo più in basso della maglia che ho appena realizzato, vado alla maglia alta successiva, prendo il filo ed esco, prendo il filo, esco da due fili, prendo il filo, esco dagli ultimi due fili e vado a fare questo per tutto il giro. Quindi questi sono i due giri che vanno sempre ripetuti. Io sto lavorando al mio scaldacollo, vi farò sapere alla fine quanti giri sono andata a fare e quanto l'ho fatta lunga. Sicuramente andrò sui, penso circa sui 40 centimetri, ma vi farò sapere con certezza. Ho terminato lo scaldacollo, alla fine io ho ripetuto i due giri per 13 volte e sono andata a rifinire con un giro di maglie basse, quindi veramente semplicissimo, e questo mi ha permesso di ottenere un'altezza del mio scaldacollo di circa 38 centimetri. Come vi avevo detto all'inizio, l'avrei fatto bello alto perché voglio poterlo utilizzare anche come cappuccio, quindi poterlo alzare dietro mentre lo indosso appunto come uno scaldacollo. Ecco, questo è dello scaldacollo, quindi alzarlo dietro appunto per indossarlo anche come cappuccio. Quindi anche questa creazione è terminata.